Nel III secolo d.C., dopo la dinastia dei Severi, all'incirca dal 210 fino al 285 d.C., l'impero romano attraversò una profonda crisi militare, politica ed economica. La crisi segnò un punto di svolta perché fece emergere con evidenza quegli elementi di debolezza che in seguito avrebbero compromesso la stabilità e la compattezza dell'impero, portandolo al collasso. Con la crisi del III secolo d.C., non a caso per gli storici, ha inizio l'età tardo-antica, una fase della storia dell'impero romano compresa tra il III e il VI secolo d.C. È una fase di transizione tra l'età imperiale e l'alto medioevo. È un periodo segnato da profondi mutamenti, ma anche dalla conservazione di alcuni elementi fondamentali dell'epoca antica, che si mescolano con il cristianesimo e si scontrano o si fondono con la cultura dei popoli cosiddetti barbari di stirpe germanica.